Allora, queste sono le skin che in teoria, e ripeto di nuovo, in teoria dovrebbero uscire prossimamente. Ora, non so se a voi interessano le skin, però avremo Master Arcanist Zilean, che è praticamente la stessa linea di skin di Ziggs, quella dove è un mago. Poi Progetto Varus, che sarà leggendaria, quindi da 1800. Project Talia, Talia Main. Gioite, avrete finalmente una terza skin. No, una quarta skin, ora non me lo ricordo. Poi Progetto Miss Fortune, Progetto Trindamer, che se non sbaglio c'era già una cosa simile. Poi Mafia Brand, Mafia Elise, Mafia Rammus, praticamente il team delle bestie. E qua arriviamo alla cosa interessante. Abbiamo Star Guardian Nico, Star Guardian Echo, non so come sarà Star Guardian Echo, mi sembra un po' strano, e Star Guardian Zoe. Poi Fallen Star Syndra, che dovrebbe essere la linea antagonista, dovrebbe essere la linea antagonista delle Star Guardian. Sarà leggendaria e la comprerò assolutamente. Poi Dark Guardian Veigar e Dark Guardian Zyra, che dovrebbero essere come le Dark, cioè non come le Dark Star, la stessa linea delle Dark Star, però diverso, tipo come le Project e le Mecha. Sono sempre metalliche, ma in modo di, sono, ma sono diverse tra loro. Ora non saprei dirvi come, cioè non saprei veramente dirvi come e in che modo le faranno. Non ho la più pallida idea. Poi ed Hunter Kane ed Hunter Jax, che credo che saranno delle cose abbastanza classiche, normali. Tanto delle skin ed Hunter non si vedono da una vita. L'unica che ho io è quella di... No, ne ho due. Quella di Rengar e quella di Caitlyn, cioè. Poi Darkstar Urgot. Non ho idea di come sarà Darkstar Urgot. E poi una linea di skin che di ha in vacanza. Praticamente avete presente le Star Guardian in pigiama? Saranno sempre le KDA, le skin, però in vacanza. Non ho idea, magari le fanno tipo in piscina o che cazzo ne so io come faranno. Penso che tipo le faranno in piscina o roba del genere. Alla fine in vacanza, non lo so, magari le mettono qualche outfit strano, non saprei proprio. Adesso andiamo alla parte più succosa, ovvero il teorico, ripeto, teorico rework di Pantheon. È un leak, cioè ripeto, è una cosa che è stata messa su Reddit da qualche parte. Eh sì, nude, certo. Non si sa se saranno vere, ok? Non si sa, però se saranno vere, queste sono. Allora, la Q diventa uno skillshot che rallenta e fa sanguinare il nemico. Ora non so se il bleeding farà tipo applicherà riduzione delle cure. Di solito il bleeding applica sempre riduzione delle cure, non lo so. Sarà così. Comunque la Q diventa uno skill shot. Non si sa il range, non si sa la lampiera, non sa nulla. Che rallenta e fa sanguinamento. I minion colpiti dalla Q vengono trascinati dalla lancia. Cioè praticamente Pantheon tira la Q sul minion, il minion viene trascinato verso Pantheon. Qua dice minions, non dice mostri, quindi non si sa in giungla come sarà. La W è uno scudo che lanci verso i nemici. Se li colpisci li stunni. Se non colpisci niente lo scudo torna indietro, come un boomerang praticamente. Cioè praticamente lanci lo scudo, se colpisci qualcuno lo stunni, se non lo colpisci ti torna indietro come un boomerang, tipo la Q di Sivir. Qualunque il skillshot colpito dallo scudo rimbalzerà indietro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se non lo so, io sono Zed, tiro una Q, Pantheon mi tira lo scudo, la Q mi rimbalza indietro e mi torna addosso. Ora non so se tipo mi faccio danno io con la mia stessa Q, ma qua dice scritto rimbalza indietro, io immagino di sì. E tipo sarà una cosa iper OP. Se è vero sarà una cosa iper OP, perché cioè immaginatevi qualunque skillshot rispedito indietro. Cioè magari anche, non so, la R di Ezreal,
la R di Draven, la R... vabbè, sì. La R di Jinx. È praticamente come se fosse un Windwall migliorato. R di Veigar. La R di Veigar non è uno skill shot. La R di Veigar è un punta e clicca. Quindi non la rimandi indietro. Poi, la E è la stessa, ma ha un'area maggiore. E i nemici colpiti verranno buttati indietro. Sì, skill shot. I nemici verranno buttati indietro. Praticamente, cioè, voi potete muovervi, ma mentre lui fa la E, è come se foste bloccati sul posto, perché un ventilatore gigante vi sta soffiando aria addosso. Non so se l'avete capito. Cioè, se voi andate avanti, fa tipo così il personaggio, no? Cioè, non potete avvicinarvi ai suoi colpi di lancia, in poche parole. Ah, ok. La ultimate è come l'ulti di Sion combinata a quella di Galio. Il primo cast, Pantheon corre in linea retta e la mappa viene tipo zoomata. Tipo come la ulti di Jhin. Viene zoomata ancora quando clicca l'area della mappa dove vuole saltare e poi gli va addosso come la ultimate normale di adesso. How far the place you will land on and big is gonna... Ok, più lontano sarà il posto dove atterri e più larga sarà l'area dove per l'appunto arrivi. Al centro fai più danno e stun, ai lati fa solamente danno e rallenta, come adesso, insomma. E in teoria questo qua è il reward di Pantheon, in teoria. Poi, ripeto, non si sa. Non si sa, ok? Vedremo se sarà così. Poi avremo un visual e voice update di Caitlyn. Una voice update di Malzahar, che ci sta per il poraccio, c'ha la voce vecchissima. E un visual e gameplay update di Cho'Gath. Reworkano Cho'Gath. Reworkano completamente Cho'Gath. Anche secondo me ha senso e lo faranno. Allora, per quanto riguarda Cho'Gath, gli reworkano sia la grafica che tutte le spell. Allora, nuova passiva. La nuova passiva lo rende immune ai CC pesanti, tipo come gli stun, gli immobilizzamenti, il fear e la suppression. Però lo rallenta. Cioè, allora, sta cosa non lo so. Sta cosa non l'ho capita. Cioè, è praticamente come se avesse lo scudo di Malzahar perenne. Cioè, Cho'Gath diventerà immune a qualunque stun, a qualunque CC. Allora, adesso non so come verrà fatto. Ripeto, non si sa se è vero, Lo ripeto per la decima volta. Non si sa se è vero. Però qua c'è scritto così, ma lo rallenta in cambio. Ok, cioè, ci sta, ragazzi, perché Cho'Gath è un mostro gigante, no? Cho'Gath, essendo un mostro gigante, ci sta che non possa subire rallentamenti. Cazzo, è un mostro. È come se provi a fermare Godzilla, non è che ce la puoi fare. Però è senso. Cioè, però è lento. È molto lento, quindi ha senso, no? È come un carro armato, insomma. È un carro armato. È un carro armato che ti arriva così addosso. Così, a 30 all'ora. Ora, non so se questa abilità passiva avrà un tipo un toggle, no? Che la fai e la cambi quando vuoi. Non credo. La nuova Q ha un'attiva e una passiva. L'attiva è praticamente la R, ok? È la R, ma in versione molto più debole. Le stack aumentano la vita massima di Cho'Gath e il danno della Q scala con la P e con la vita massima. Praticamente la Q diventa il morso. La Q diventa il morso più debole, molto più debole. Molto più debole. Però il cooldown sarà infinitamente minore della Q, quindi la staccherete, insomma, Nasus, ragazzi, esatto. Nasus che mangia i minion e cresce.
e cresce sempre. Però scala anche con la P e l'HP, quindi ogni qualvolta, questa cosa è interessante, ogni qualvolta raggiungerete un certo numero di stack, Cho'Gath si evolve, diventa più grande e cambia apparenza, cioè diventa un'altra cosa. Cioè più mangia, più si evolve e cambia di aspetto. Non lo so, tipo magari gli metteranno più punte, gli metteranno più braccia. Boh, chi lo sa. E inoltre ogni volta che si evolve aumenterà la potenza delle altre sue abilità. Nasby Kha'Zix. Ma sapete perché Kha'Zix si evolve? Perché è del Void, tutti quelli del Void si evolvono, sono delle bestie ragazzi. Sono come i tirannidi di Warhammer. Sono come i tirannidi di Warhammer. Ora io non so se voi li conoscete, ma sono i personaggi del Void sono esattamente come i tirannidi di Warhammer. Mangiano, si evolvono, crescono, mangiano, si evolvono, continuano così all'infinito. Ecco. Infatti Cho'Gath è un carnefice perfetto. È un perfetto esempio di carnefice Cho'Gath. Poi la W rimane la stessa, ma diventa più forte con la prima evoluzione. Cioè il cono frontale silenzia e ai lati, se colpisce ai lati spaventa i nemici. Cioè in centro silenzia e ai lati fira. La E vai un poco più giù. Poi andiamo più giù, aspetta. La E è come quella vecchia, cioè le spine, no? Sapete, le spine che partono con gli autoattacchi. Però ha 5 stack e scalano con la P e con l'HP massimi. Insomma, ragazzi, sarà un nuovo Juggernaut HP-AP, che già lo era in realtà, In realtà già lo era, però... Ogni evoluzione aumenta il numero di punte che Cho'Gath può sparare. E adesso arriviamo alla R. La R è una cosa molto carina. La nuova R è un colpo di coda. È una spazzata che fa con la coda. Praticamente inizia a... Avete presente codacciaio? Avete presente uno Steelix che fa codacciaio o un Onix? Ecco, uguale. Stessa cosa. Ogni volta che si evolve aggiunge una nuova spazzata. All'inizio sarà una, poi due, poi tre, poi boh, chi lo sa. I nemici colpiti vengono sbalzati via all'indietro e rallentati. E se li sbalzi contro un muro vengono stunnati. Cioè voi immaginate. Allora vogliono fare Cho'Gath, giustamente, secondo me, come un mostro gigante che ti mangia, ti spazza via con la sua enorme mole, e se ti butta contro un muro giustamente rimani stordito. Cioè a livello di lore ci sta da Dio. Perché voi immaginatevi di essere Xin Zhao con quella lancetta e di trovarvi contro una montagna che vi mangia. Cazzo, ci credo che non potete stunnarla. Come cazzo fai una montagna? Quindi vogliono far diventare, in teoria vogliono far diventare Cho'Gath così. Qua c'è scritto che puoi usare tre volte di fila la spazzata della coda alla evoluzione finale. Il primo e il secondo cast sono uguali, invece l'ultimo cast è una spazzata tipo verticale che crea una specie di area alla fine come quella di Aatrox e farà più danno e sbalzerà via più velocemente. E stunna anche. E scala solamente con la P. E questo è il nuovo Cho'Gath. In teoria. Ripeto. In teoria. Ok? Non prendete per oro colato. No, Oldmark... Cioè, in realtà con gli ultimi leak ci ha azzeccato. E poi non è lui che le fa ste cose, sono cose di Reddit. Lui le prende e basta. Cioè,
Sono leak. Possono avverarsi come no. Tutti i leak sono così. Per quello vi sto ripetendo continuamente che sono leak. E poi ci sarebbe il nuovo AD Carry, Aphelios. Non posso scendere, non va più di così. Qua parla del nuovo AD Carry. Un AD Carry si chiama Aphelios. È quello che in teoria ha fatto vedere per sbaglio voi boy quando è andato alla Riot, che poi l'hanno cacciato perché l'ha fatto vedere. Qua però... Devo ascoltarlo qua. Devo ascoltarlo perché... In some other game, might have been Dota, that has an ultimate similar to that, which I think is actually really cool. So a little bit, you know, brief information about the new champion. Again, assuming it's Shu, being the AD carry that was teased over here. Qua devo ascoltarlo perché è coperto dalla sua webcam. Actually, surprisingly, it sounds plausible. Like, it doesn't sound far-fetched. Che cazzo c'è? Oh! Oh! It doesn't sound far-fetched. Xayah Rakan, Oldman. Xayah Rakan. Like e anche altri che non ricordo ora. We'll create, so no, no, aspetta. Ne parla prima. Ma poi che siano veri o falsi... Che siano veri o falsi, chi se ne frega. Sono leak. Two energy balls that scale with AP and AD. Sono leak, si chiamano apposta così. As one of the champs you can pick, they didn't have a picture or anything yet. It was just like a work in progress champion, which apparently according to this is the ma perché si AD blocca? Carry that is being teased, that is being made by August, right? August, I have absolutely no, I don't know anything about this, by the way, guys. I'm not like bullshitting here. I know nothing. So let's read and see what it says. New champion, Aphelios, an AD carry. Q is each time she basic attacks, she can cast her Q, which is an energy ball in any direction. Ok, allora, qua dice ogni volta che usa un attacco base può castare la Q, che è una sfera multidirezionale, che scala con AP e AD. Sì, è una lei, è una signorina. È strano però, qua è molto confuso, in effetti, qua è molto confuso. That's pretty cool. It scales with AP and AD. W fires two energy balls. Balls that scale with AP and AD, and E... Ok, allora, la W spara due palle. Penso che quelle che magari ha... Boh, ha raccolto con gli attacchi base, che cazzo ne so. ...is where Aphelios will jump in the air and stay there for a couple of seconds. La E salta in aria e ci rimane per un paio di secondi. You can auto-attack and cast abilities while floating in the air. You can... Puoi auto-attaccare e usare abilità mentre voli. Mentre voli in aria. Sapete cosa mi sta venendo in mente? Avete presente quella carta di Yu-Gi-Oh! Che si chiamava Helios il primo sole? Che era una specie di sole con le palle attorno. Mi sta venendo in mente quello. You can use it to dodge abilities when casting it, but you get hit when you are... Wait, what? You can use it to dodge abilities, your E, when casting it, but you get hit when you're already in the air. Ok. Ok, la E puoi usarla per... Sì, il sole primordiale, quella roba lì. La E puoi usarla per schivare le abilità, ma solamente quando stai andando dal basso verso l'alto. Quando sei in alto puoi essere colpito. So has like a little sweet spot, I guess, as to where you're invulnerable or something like that, okay? The ultimate is like an Ezreal ultimate, but it is not a global. However, recasting it will teleport you to the place where your ultimate... Allora, la ultimate è come la R di Ezreal, solo che non è a cooldown, cioè non è a range globale, avrà un range minore. E ogni volta che la recasti, ti teletrasporta nel punto in cui hai ultato. Non ho capito. Cioè, forse spari uno skillshot che poi ti teletrasporta nel punto in cui lo riclicchi, boh, non lo so. Mi pare una roba molto molto strana. Vabbè, raga, questo è veramente confuso, ok? Questo potrebbe essere stronzate su stronzate, ok? Però potrebbe essere anche vero, chi lo sa, lo vedremo. Lo vedremo vivendo. Lo vedremo solamente vivendo. E poi c'è un jungler. C'è un jungler per i jungler main. Un jungler, tra l'altro, anche molto figo. In early development. Cosa vuol dirle? Cosa vuol dire early development? Vuol dire che è in fase di sviluppo molto, 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 molto acerbo. Cioè, magari non esiste, magari esiste. Boh.
Qua c'è chiedo così: Beast Tamer, jungler champion. È praticamente un jungler che evoca i mostri della giungla per combattere. Cioè, in realtà non è strana, perché i Beastmaster come classe ci sono in tutti i giochi di ruolo, tranne in League of Legends, infatti. E niente, questo qua è un jungler che si basa sull'evocare... Penso che si basi sull'evocare i mostri della giungla che sconfigge. Boh. Un Ivern cattivo. Più o meno.